Zelig, Pino dei Palazzi, la nuova vita dopo la televisione. A Zelig, Pino dei Palazzi è stato, per diverso tempo, uno dei personaggi più amati in assoluto. Questo personaggio si definiva un filosofo metropolitano, e viveva in una casa popolare. Proprio per questa sua originalità faceva molto ridere il pubblico ed è stato apprezzato da milioni di persone. Negli ultimi anni però non è più apparso in televisione ed in tanti si sono chiesti i motivi del ritiro. In realtà, Giancarlo Calabrugovic, che è il comico che ha dato vita a Pino dei Palazzi, non ha mai lasciato il mondo dello spettacolo e la sua passione per le risate. Negli anni 2018-2020 ha preso parte a Zealand Time su Zealand TV. In seguito ha recitato in Buona la prima con Ale e Franz, interpretando il personaggio di Mimmo, il figlio della portinaia. Nel 2021 è tornato a Zelig, quando è stata fatta una puntata speciale del programma. Non è chiaro che cosa abbia deciso di fare dal 2021 in poi e se abbia continuato a fare il comico anche se in altri ambienti. Probabilmente però non ha abbandonato la sua grande passione e il suo grande talento, anche se non è più apparso in televisione. Il suo personaggio Pino dei Palazzi è però entrato nella cultura popolare al punto che è stato citato anche in alcune canzoni degli ultimi anni, per esempio di Marracash. In un'intervista rilasciata nel 2022, Giancarlo Calabrugovic ha parlato della sua vita dopo il lungo periodo di assenza dalla televisione. Il comico ha rivelato che anche Calabrugovic è un nome d'arte poiché il suo vero cognome è Calabretta. La decisione di scegliere questo nome deriva dalla sua infanzia, quando i bambini in cui giocava a bollate erano soprattutto di origini slave e perciò i cognomi degli altri venivano storpiati per divertimento. Il comico ha confermato che il suo Pino dei Palazzi proviene proprio dalla sua esperienza dell'epoca. Lui non viveva in una casa popolare, ma nelle case di una cooperativa del luogo e c'erano comunque difficoltà economiche. Proprio da lì sono partiti i suoi personaggi. Giancarlo Calabrugovic ha anche confessato la sua passione per gli anni 80 e per i maglioni di quel periodo, ed uno di questi l'ha conservato ed occasionalmente gli capita di indossarlo. Ancora oggi però continua a fare il comico ed è rimasta questa la sua grande passione. Voi che cosa ne pensate? Vi ricordate di Pino dei Palazzi e quindi di Calabrugovic? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.